Allora, ringraziamo Edoardo Natale e adesso vi introduco Vincenzo Russo, socio analog storico, anche lui esce dalla Federico II con una laurea in ingegneria ambientale per il territorio, un master fatto al GAR nell'ambito del progetto GAR in Progress in Training, adesso è sistemista senior a Invitalia S.P.A. e oggi appunto ci parlerà di una tecnologia abbastanza innovativa abbracciata da moltissime grandi aziende, che è OpenStack, quindi, come giustamente suggerisce il titolo della sua presentazione, la nuvola del futuro. Salve a tutti. Allora, vi faccio una rapidissima introduzione. In questo talk cercherò di non essere troppo tecnico, perché diciamo andare nel tecnico del cloud, oltre ad essere molto complesso, secondo me può risultare abbastanza noioso, soprattutto su OpenStack, che è pieno di componenti e che presuppongono tutto, insomma, dei concetti di base che non so se tutti hanno. Però proviamo a fare comunque un intervento e cerca un attimo di capire il cloud e poi la tecnologia di OpenStack. Allora, io ho aperto questa presentazione con questa immagine. Non so se qualcuno di voi, che magari ne sa qualcosina in più, mi sa dire che cosa hanno in comune questo, diciamo, popò di marchi. Non so se vedete, ci sono due marchi che fanno videogiochi, qua c'è il Mars Lander, ci sono gli Stati Uniti, LinkedIn. Sento un sì. Vabbè, diciamo che ve lo dico io. Tutti questi marchi usano il cloud Amazon, tutti. È curioso, tra l'altro, come nasce il cloud di Amazon. Non so, forse i meno giovanissimi ricorderanno Amazon come ha cominciato. Amazon ha cominciato vendendo libri, CD. Come è finito a fare cloud? Cioè, oggi Amazon è il gigante del cloud per antonomasia. La storia è molto simpatica. In pratica Amazon fece un acquisto di risorse informatiche, diciamo, un po' troppo grande. Aveva un attimo sovrastimato la clientela e a un certo punto si trovò con questo parco hardware, diciamo, inutilizzato. E che cosa pensò di fare? Dice, ma affittiamolo. Proviamo un attimo a vedere se qualcuno vuole utilizzarlo, magari con un servizio di tipo pay for use, insomma, quello che usi, quello paghi. E ci sono stati, praticamente, si narra, insomma, che due fratelli, due amici che facevano video, montaggi video, eccetera, abbiano cominciato praticamente ad avvantaggiarsi a prezzi veramente concorrenziali di queste risorse, e da lì è nata la storia del cloud di Amazon. Allora, per capire un attimo il cloud computing, secondo me si deve andare un attimo per immagini, perché questa nuvola è, diciamo, un po' eterea. Tutti ne parlano, ma nessuno, secondo me, coglie bene le immagini fondamentali per almeno tentare di farsi un'idea di quello che c'è dietro il cloud. Che poi il cloud è tutto, ma dietro nessuno sa bene che cosa c'è. Allora, diciamo che questa è un'immagine che ho preso da Docker. Diciamo, prima del 1960, come si stivavano le merci? Le merci venivano un po', diciamo, se io dovevo trasportare tutti questi oggetti, venivano più o meno imballati, si spera bene, e poi infilati in un vettore. Chiaramente il risultato a volte era disastroso, perché magari in una nave, a un certo punto, col mare mosso, il pianoforte andava addosso all'auto e non se la passavano bene nessuno, tutti e due. A un certo punto arrivano i container. Il container cosa permette? Di innanzitutto avere un imballaggio ottimale degli oggetti nella stiva, e soprattutto di poter portare questo oggetto qui su qualunque vettore in maniera facile, interscambiandoli, eccetera. È quello che succede col cloud computing. Se voi pretendete da un provider di avere una serie di pretese e metterle tutte quante insieme, a un certo punto più
voi avete esigenze, il provider non riuscirà a, diciamo, ad accontentarvi. Ma se voi le mettete in un container standard, che può essere una macchina virtuale o un container vero e proprio nel senso informatico del termine, e non mi soffermo molto su questo perché ci vorrebbe, insomma, un talk a parte sui container, ma sono oggetti virtuali, diciamo macchine virtuali, voi non avete più questo problema. Oggi voi avete il vostro container su Amazon, domani non vi conviene più, lo portate da un'altra parte. Il container sarà perfettamente trasportabile, funzionante, eccetera eccetera. Ah, vediamo un attimo, diciamo, l'evoluzione che ha portato dai classici mainframe al cloud. Una volta c'erano questi super computer in grado potenzialmente di fare cose, calcoli, insomma, anche complessi, ma non era detto che lungo la loro vita sarebbero trovati sempre a, diciamo, al massimo. Da lì poi si è passati al computer personal computer su ogni scrivania, all'architettura client server, il web e il cloud. Noi forse non ci rendiamo conto a volte, ma siamo in un'epoca in cui noi usiamo oggetti come tablet, cellulari, che hanno pochissima potenza di calcolo. Cioè, un piccolo processore, una batteria, una RAM, tutto sommato esigua. Come fanno questi oggetti a connettersi al mondo internet, foto, scaricare foto, eccetera? Perché c'è dietro un'infrastruttura cloud che ha tutta la potenza di calcolo che i nostri device non hanno. E semplicemente è una questione di trasferimento poi di dati dalla rete al nostro cellulare e viceversa. Vediamo un attimo la definizione classica, quella del National Institute of Standards and Technology. In sintesi, il cloud computing si occupa di fornire tecnologia di informazione e comunicazione ICT come un servizio al cliente. Fondamentale, come un servizio al cliente, perché vedremo che è quella la chiave del cloud computing. Le caratteristiche fondamentali sono on demand self-service, ovvero io per avere il mio spazio di archiviazione dati, per esempio, non devo stare lì, chiamare la società, accordarmi magari sul prezzo, poi che so, aspettare una risposta. No, cioè io devo, quando ho bisogno di archivare i dati, io devo prendere, mettere i dati sulla cloud e, diciamo, aspettare il tempo del trasferimento, pagare immediatamente. Broad Network Access significa che io devo poter poi accedere, sto facendo poi l'esempio della risorsa del, diciamo, dello storage, cioè della, salvare i dati, ma questo vale per, un po' per tutte le risorse, diciamo, di IT, che possono essere potenza di calcolo, eccetera. Quindi avere accesso ai miei servizi, alle mie risorse da ogni parte della rete, soprattutto resource pooling, ovvero il concetto multi-tenant. Noi, ad esempio, quando usiamo Gmail, non siamo gli unici su quell'infrastruttura, siamo milioni, però voi non vedete nel momento in cui entrate nel vostro account cosa fanno gli altri, e soprattutto non andate in collisione. Se vi succede qualcosa al vostro account, voi non, questo non si ripercuote sugli altri utenti. Una rapida elasticità, chiaramente, nel senso sia di avere più risorse ma anche di scalare all'inverso. Se io non ho più bisogno di tot giga, posso tornare indietro velocemente. È un servizio di misura che sia chiaro sia per il provider sia per il cliente. È un po', ho fatto questa è un'altra immagine che può essere, diciamo, d'aiuto. Un po' quello che avviene quando si affitta un'auto, si telefona telefonicamente, abbiamo una rete estesa di autonoleggio, un parco auto con modelli di tutti i tipi per tutte le esigenze possibili. E il cliente paga per il tempo in cui usa l'auto. Cioè, fondamentale, non è che noi ci preoccupiamo quando andiamo a affittare un'automobile del consumo delle gomme, di cambiare olio. Al limite si mette la benzina, abbiamo il pieno, si torna col pieno. E, allora, nella definizione di cloud computing, il servizio nei confronti del cliente è l'essenziale. Allora, diciamo, in maniera classica si divide il cloud in IaaS, PaaS e SaaS. Non so se l'avete mai sentiti, sono termini, insomma, che ricorrono nel cloud.
Ma che vuol dire? Allora, la SaaS è software as a service. In questo caso faccio l'esempio del pizzaiolo. Voi quando volete ordinare una pizza, che fate? Voi potete telefonare alla pizzeria, ordinare una margherita, vi arriva a casa e dovete pagare il conto, stop. Non c'è altro che voi dovete fare per avere una pizza. Però potete anche decidere, per risparmiare il costo del trasporto, di andarvela a prendere da soli. O addirittura potete decidere di comprare la farina, i pomodori, farvela in casa. Ma addirittura, se ne siete capaci, se ne avete voglia, vi potete coltivare i pomodori da soli. E questo è il concetto di cloud. Cioè io prendo il servizio, diciamo, nella misura in cui mi conviene o in cui voglio. E questi sono i vari livelli, software as a service e la pizza a casa. È l'esempio di Gmail, mi serve una mail, faccio l'account e c'ho una casella di posta. Plattforma as a service è, diciamo, andiamo con questo grafico qui, plattforma, qui vedete, questo è quello che gestisce l'utente e questo è quello che gestisce il provider. Mano a mano che si passa da software as a service, dove in pratica è tutto in mano al provider, questo è platform, dove io gestisco l'applicazione dei dati. Solitamente queste sono le strutture cloud degli sviluppatori, dove io creo la mia applicazione, ma non mi preoccupo dello spazio disco che va a occupare. Io, programmatore, faccio la mia bella applicazione, la metto lì e funziona. E funziona bene. Se c'è bisogno di più CPU, è tutto automatico. Il sistema fornirà più potenza di calcolo, eccetera. Fino a infrastructure as a service, che, diciamo, si è accesso root e quindi, diciamo, una volta scelto il sistema operativo, si fa un po' tutto in casa. Chiaramente ci vuole tempo e competenze per farlo. Diciamo che fondamentalmente, SaaS, abbiamo detto cos'è, diciamo, nella cloud fondamentale è: pago quello che uso, pago quello che consumo, il multi-tenant che abbiamo visto, e diciamo la cosa più importante è la scalabilità, cioè la scalabilità nelle due direzioni immediata. I vantaggi: qual è il vantaggio di una SaaS? Non c'è bisogno di installare niente, non ho bisogno di installare il programma per la posta, eccetera, non devo fare niente, un account e funziona. Questi ci sono esempi di SaaS. Facebook è una cloud SaaS. Noi mettiamo le nostre foto, stop, le carichiamo, non dobbiamo fare nient'altro, non dobbiamo installare niente. Andiamo via web browser e stiamo lì. E tutte le applicazioni Google. La PaaS già abbiamo detto che cos'è, diciamo, è per gli sviluppatori. E i vantaggi, chiaramente, è che il programmatore non deve assolutamente preoccuparsi delle risorse che ci sono dietro e dell'infrastruttura che c'è dietro, scritto il codice funziona. Gli svantaggi è che, diciamo, c'è un ristretto numero di linguaggi, tanto ristretto no, perché i linguaggi, diciamo, quelli maggiormente in uso attualmente ci sono tutti, Java, Python, eccetera eccetera. Vabbè, questi, c'è qualche esempio, Salesforce, questo è, voglio citare velocemente, probabilmente non è molto conosciuto, ma riesce veramente, questo Salesforce.com, a dare applicazioni di ogni tipo, veramente qualunque cosa voi volete, e se non ce la creano, qualunque cosa, volete fare un'applicazione che calcola tutto, è impressionante. IaaS abbiamo detto, i vantaggi della IaaS è chiaramente l'accesso root, è facilmente scalabile come risorse, come tutta la cloud. Gli svantaggi che c'è sulle API, le API, chiaramente ogni provider ha le sue API con cui ci si interfaccia, e diciamo poi diventa un po' complicato passare da un provider all'altro, insomma con la IaaS è abbastanza fattibile. Man mano che si passa da SaaS a IaaS, poi la portabilità da una parte all'altra aumenta, diciamo, verso la IaaS, e diminuisce verso la SaaS. Diciamo che software as a service è praticamente vincolato, cioè la vostra Gmail la sta, non è che la potete poi portare sul libero con le stesse caratteristiche, no, cioè, questo è il discorso. Vabbè, qua qualche esempio: AT&T, Blizzard, per i gamer in sala. Ah, questo è molto interessante perché fa capire
per chi la nuvola, secondo me, qui è un cubo, però insomma ci poteva stare tranquillamente la nuvoletta attorno. Questo è un grafico a tre dimensioni che ci dice come ci possiamo muovere a seconda del modello di servizio, il modello di isolamento e il modello di sviluppo. Pubblica, ibrida e privata è semplicemente quando gli utenti, dipende dagli utenti perché cosa usano la cloud, cioè se è una cloud privata che dà servizi solamente a un gruppo di utenti ristretti, che ne so, un'azienda o cose del genere. Ibrida è quando questo gruppo di utenti un po' ha le risorse in casa private, un po' va all'esterno, diciamo, a prenderle, e poi pubbliche, cioè quando, diciamo, la cloud va direttamente solo all'esterno, da provider esterni, viene tutta qua. SaaS PaaS, abbiamo visto multi-tenant è quando su una infrastruttura ci sono molti più, molti clienti e molti tipi di clienti, dedicata è quando classica macchina virtuale dove ci sono solo io, eccetera. Allora, OpenStack, questi sono i cloud stack più usati, ci sono tre, diciamo, open source, CloudStack, OpenNebula e OpenStack, e poi ci sono i classici VMware e Microsoft DevRV. Io mi concentrerò su OpenStack, a parte per questioni di tempo, ma poi qui vediamo l'andamento. OpenStack negli anni, questo è il confronto tra i tre open source, ecco, vediamo l'andamento di OpenStack nel tempo, quindi diciamo ha surclassato le altre due per quanto validissime cloud open source. Allora, OpenStack, punti importanti, è un prodotto open source con dipendenze di tipo open source che può essere eseguito su piattaforme interamente open source. Allora, OpenStack è tutto open source, sia a livello software che hardware. Chi è il padrone di OpenStack? La comunità. OpenStack non ha padroni, è completamente basato sulla comunità e tra l'altro nasce in maniera curiosa da la NASA praticamente e Rackstack, mi pare, non mi ricordo, Rackspace, scusate, e da uno sforzo di NASA e Rackspace che volevano fare questa infrastruttura cloud. A un certo punto, anche se il lavoro era di livello, si sono resi conto che probabilmente se si fossero aperti all'esterno la cosa sarebbe potuta evolvere in maniera significativa. E infatti OpenStack è l'unico che ha il contributo di una marea di aziende, di giganti dell'IT. Pensate che IBM, che ha una propria nuvola, ha investito qualcosa come 10 milioni di dollari in OpenStack. Cioè ormai tutti i grandi provider dell'IT hanno un OpenStack personalizzato. Anche se poi magari in casa hanno software proprietari, hanno un OpenStack loro. È in forte crescita, vabbè, è sviluppato in Python, abbiamo detto. E poi un'altra caratteristica, diciamo, eccezionale è che è interoperabile con qualunque altro stack di cloud. Funziona con Amazon, funziona con Microsoft, funziona con tutti gli altri. Tutte le componenti sono open source, magari, diciamo, gli add-on possono essere proprietari, ma mai componenti fondamentali. Vabbè, qui c'è qualche numero, magari se qualcuno è interessato se lo va a vedere. Allora, vabbè, open source, l'abbiamo detto, qui ci sono... Ah, qui comincia il confronto tra OpenStack e VMware, che diciamo è il competitor proprietario più forte. Ma qual è meglio? Come al solito è meglio l'open source e il proprietario, al di là poi delle questioni filosofiche e o politiche e o quello che volete voi. Il problema di VMware è che è chiuso e la sua evoluzione chiaramente è totalmente dipendente da VMware, cioè ha un solo padrone. Se qualcosa va storto e voi avete praticamente tutta la vostra infrastruttura cloud su VMware, sono cavoli amari, direbbe qualcuno. Questo andamento, diciamo, è un po' cattivo. Nel senso che qui c'è il periodo, credo sia da 2011, insomma, ci sono periodi di tempo di un paio d'anni circa, e di crescere di VMware. In realtà, diciamo, non è solo dipendente da VMware in sì, ma dipende anche dalle scelte dei clienti che l'acquistano, è dipendente molto dalla clientela, da tutta una serie di cose, però insomma ci dà un'idea.
questa che è più nuovo, chiaramente, però un'architettura enormemente complessa, che quindi si prefigge di funzionare praticamente in ogni ambiente, di integrare quello che già si ha in casa. Cioè questa che arriva e funziona e comunica con tutto il resto già esistente. In realtà quale è meglio dei due? È una questione di scala. Cioè quello funziona molto bene, è automatico, è affidabile, ma su piccoli numeri, anche per i costi. Pensate di portarlo su una cloud di 15.000 macchine, ci vuole una cifra enorme, e comunque cominciano a funzionare bene. L'opposto lo fa pensare. Pensare che funziona su grandi numeri e funziona molto bene. È chiaro che poi c'è bisogno di ingegnerizzazione, implementazioni, lavoro, quello è che fa tutto da solo. Vi volevo parlare più che altro, ho dato la parte tecnica, ma per darvi un'idea di dove sta andando il cloud computing. Master Abadi, ho avuto il piacere di diciamo di si è illustrato questo progetto, che è il progetto Prisma, che è fatto da parte di alcune università, di NFN, ma anche aziende. Qual è il focus del progetto Prisma? Che è una cosa molto innovativa. Mettere d'accordo insieme sulla stessa cloud aziende, enti di ricerca e pubblica amministrazione che hanno, storicamente, esigenze molto diverse. Ma come fanno? Allora, innanzitutto è basata su tecnologia open source, è fortemente modulare, quindi riesce a comunicare con Amazon, perché oggi se non comunichi con Amazon, insomma, ormai lontano, soprattutto per quanto riguarda le aziende, è basato su tecnologie di mercato, quindi open stack, tutto basato su open stack, e fornisce tutta una serie di elementi regolari. I tre use case diciamo attuali sono la sanità, il servizio al cittadino e il rischio sismico, che sono tre ambiti diciamo che hanno richieste totalmente diverse. Il rischio sismico richiede praticamente una grossa potenza di calcolo per le simulazioni, per il trasferimento dati, richiede una, diciamo, un trasferimento dati di quantità massicce. Il servizio al cittadino fondamentalmente come i servizi anagrafici eccetera, la sanità dove per esempio il focus è la sicurezza dei dati, l'encryption eccetera eccetera. Vabbè, qui c'è un po' diciamo un inizio, un accenno di quello che c'è sotto, perché io mi sono un po' fermato sulla trasparenza della cloud, perché quello che c'è sotto è veramente complesso, però questo dà una minima idea, si comincia un attimo a capire, ci sono i livelli di base e asse che ha Prisma. Ci sono un po' di che cosa fa Prisma. Prisma, diciamo, il focus è che ci deve essere una logica integrata dove l'utente si siede, ha praticamente a disposizione una classica maschera web-based, mette quello di cui ha bisogno e tutto questo magicamente si trasforma in un kit e in un'applicazione. Riesce veramente a fare cose straordinarie. Fa business intelligence, fa il volume avanzato, VPN geografiche, è veramente un'infrastruttura potentissima. Qui ci sono diciamo una serie di cose che il Prisma riesce a fare. Qui ci sono le famiglie, business intelligence, database, identità di access management. Tra l'altro è tutto in ottica federata, cioè c'è da fare cloud federata. Voi avete la vostra cloud, volete far entrare praticamente il progetto Prisma con un tasto della federata. Allora, vediamo un attimo le assi di Prisma, risorse di calcolo on demand, risorse di storage, queste importanti, implementare la gestione di virtual image preconfigurata, gestisce monitor, quindi allarmistica. Supporta ovviamente la federazione degli utenti, cioè tu sei pubblica amministrazione, non è che ogni volta ti puoi loggare a seconda di una file, un login e sei federato in tutta la cloud. Ecco, qui cioè, ci sono i componenti di OpenStack, il monitor, se il monitor, IT, l'orchestratore, Glanz, qua un attimo si comincia a vedere l'idea di quello che c'è sotto.
ecco, usa KVM, RT, quello di Microsoft, VMware, questi sono poi i file system distribuiti, eccetera. Queste senze firewall diciamo bello avanzato, però potenti. Allora, qui ci sono un po' di per gli appassionati, insomma, quello che utilizza, il monitor di Zabbix, network abbiamo visto, questi sono i file system distribuiti, i virtualizzatori, ovviamente si interfaccia con tutti, cioè. Qui pure interessante, guardate un attimo questo. Cioè tutto parte dall'orchestratore cloud e qui ci sono tutti i componenti che si interfacciano. Ogni componente di questo ha una complessità, cioè sono tutti moduli messi insieme, tutti moduli open source che comunicano, diciamo, a noi utenti in maniera semplice, perché veramente prima un bottone funziona, però. Qui c'è un po' di. Altre pagine, qua un po' di numeri. Allora vediamo un attimo la situazione come sta, no? Diciamo questi sono di un annetto fa, probabilmente si è andato un po' avanti. Questi sono i test bed, attualmente ci sono i di sviluppo e test a Bari, l'INFN di Bari con IPA, SET e l'INFN di Napoli. Chiaramente poi alta affidabilità, alta disponibilità, questi sono un po' di numeri. A Bari ci sono 600 CPU, 3 terabyte di RAM, 110 terabyte di disco di replica 3. Il discorso è, allora questa cloud è la, diciamo, riesce a risolvere qualunque problema, qualunque richiesta informatica per un utente. Ma il discorso è potenzialmente sì, però qual è il problema? Il vero problema è che gli sviluppatori non, diciamo, entrano nell'ottica di programmare in ottica distribuita, non è che si va molto lontano, perché fondamentalmente sono gli utenti dice sì, ma io ho provato, la cloud non funziona, ma se tu hai provato un'applicazione pensata, studiata, sviluppata, ingegnerizzata e un sistema stand-alone, computer, il server da solo, che non è un'ottica distribuita, non funzionerà mai. Quindi diciamo ci vuole di pari passo la tecnologia, un'evoluzione del modo di pensare anche da parte degli sviluppatori. Quindi io credo che, ho detto, futuro prossimo, quando ho introdotto la fare, siamo praticamente lì. Ormai qualunque cosa gira in cloud, quindi occhi aperti. Passare a tutt'altro tipo di mentalità,
potresti poi aggiornarti con le tecnologie, perché il calcolo distribuito, diciamo, a me ci vuole una roadmaster per cominciare un attimo a entrare nell'ottica, non è una cosa immediata, perché un gioco così bello non è magia, dietro c'è una complessità enorme, è tutto bello, sembra magico, ma proprio perché dietro quello che non vedi è estremamente complesso, anche se estremamente, diciamo, funzionale, eccetera, eccetera. Grazie.